Con un Eurogol al 93esimo di Misin, complice anche la deviazione di un difensore, il Montegiorgio si aggiudica i 3 punti nella gara di recupero con la Vastese e strappa il biglietto per il prossimo campionato di Serie D, il 4° consecutivo. Mentre gli aragonesi dovranno mantenere alta la concentrazione sino al termine del torneo per conquistare la permanenza nel massimo campionato dilettantistico italiano. La formazione abruzzese avrebbe meritato qualcosa in più e forse il pareggio alla fine sarebbe stato il risultato più giusto per quello che le due squadre avevano fatto vedere durante l'incontro. Presenza illustre al Tamburrini con l'ex Montegiorgio Massimo Paci, oggi allenatore del Teramo, salutato da amici e tifosi. Gara che inizia con la Vastese subito ad impostare un buon ritmo, affidandosi alla velocità del Baby Mamona e all'esperienza di Franzese in avanti. Tra i locali Pampano dimostra subito di essere tra i più attivi. Brividi per Zizzania quando esce a vuoto, qualche protesta locale sul finire di tempo quando un tiro di Lupoli viene in sostanza reso nullo dalla bandierina alzata mentre la palla si stampa sulla parte superiore della traversa. Al 41esimo di Rienzo ricaccia una punizione velenosissima di Trillini. Prima parte di gara che passa gli archivi sullo 0-0, nella ripresa sono ancora gli uomini di D'Addario ad imporre il ritmo, così come era avvenuto nelle battute iniziali dei primi 45 minuti. Il risultato potrebbe sbloccarsi all'11esimo, quando Mamona salta un paio di difensori e si presenta dinanzi a Zizzania, che compie un vero e proprio miracolo concedendo solo l'angolo. Col passare dei minuti la gara perde di intensità e vive soprattutto di fiammate dall'una e dall'altra sponda. Ma di grossi pericoli per Zizzania e di Rienzo non ci sono. I due allenatori decidono allora anche per una serie di cambi per dare respiro a chi aveva speso tanto. Mister Mengo cambia la linea d'attacco inserendo forze fresche. Si arriva quindi alle battute finali con i 4 minuti di recupero decisi dal direttore di gara. La rete che regalerà i 3 punti ai rossoblù nasce a dire il vero da una rimessa laterale per gli ospiti. La ripartenza dei locali è micidiale, perfetta l'apertura per Misin che vuole quel tiro a giro sporcato in maniera forse decisiva da Di Prisco. Una rete bella nell'esecuzione, la prima dell'esterno difensivo del Montegiorgio, che sarà festeggiato a lungo dai compagni di squadra. Alla Vastese resta la buona prestazione, ma torna a casa a mani vuote. Mister, un episodio avrebbe potuto sbloccare questa partita, un gioiello di Misin regala 3 punti importanti, una salvezza conquistata con anticipo e in tranquillità, se vogliamo. Sì, oggi abbiamo fatto, secondo me non è stata proprio una bella partita perché il vento secondo me ha condizionato molto la partita, però ripeto, ci sono state due squadre che hanno cercato lo stesso di provare a giocare, di provarla a vincerla. Secondo me sono due buonissime squadre, sapevo che oggi la Vastese è una squadra secondo me di alta classifica perché ha giocatori importanti, devo fare i complimenti alla mia squadra perché secondo me ha fatto una buona prestazione anche soprattutto sotto il profilo mentale, perché fisicamente dopo la quinta sesta partita di fila non è che possiamo pretendere che fisicamente stiano al top. Mentalmente abbiamo fatto 2-3 passi avanti a confronto della partita di Porto Sant'Elpidio di domenica. Noi dello staff siamo molto contenti di questa prestazione, poi è arrivato il risultato che penso che la cosa principale è vedere i ragazzi a fine partita gioire così tanto, secondo me da allenatore la cosa principale, siamo contentissimi. Adesso abbiamo un giorno di riposo perché i ragazzi se lo meritano, poi ci prepariamo per Pineto che l'affronteremo domenica cercando di migliorare il nostro trend soprattutto in trasferta, perché spesso in trasferta sbagliamo soprattutto la mentalità, e spero che a Pineto i ragazzi mi danno pure quest'altro regalo, nel senso che mentalmente non dobbiamo sbagliarla. Ecco mister, una partita ordinata anche in fase difensiva, un'unica sbavatura quando Mamona è andato via sull'out di sinistra, c'è stata la bella parata però del suo portiere. Sì, vabbè, la Vastese ha giocatori importanti, lo sapevamo, i miei difensori sono stati quasi perfetti, devo essere soddisfatto, ma soprattutto ha fatto un buon lavoro anche il centrocampo perché ha fatto un buon filtro e ripeto, tanta soddisfazione, soprattutto vedere i ragazzi, ripeto, a fine partita gioire così significa che è entrata finalmente quella mentalità che volevo dall'inizio, che causa del Covid ha un po' allungato questa fase, però ripeto, oggi siamo noi dello staff veramente contenti, finalmente anche dentro il nostro spogliatoio c'è uno spirito giusto e questo soprattutto grazie a loro.
Mister, non è facile commentare una sconfitta maturata proprio nell'ultimo minuto di recupero con un gioiello di Masin. Una partita equilibrata, un risultato di parità sarebbe stato più giusto, e non va dimenticato che comunque durante i 90 minuti avevate costruito 2-3 palle gol importanti. Commento questo, diciamo che c'è stata l'autorete più che il gol di Masin, altrimenti sotto l'incrocio non ci va. C'è stata questa deviazione che ha fatto passare la palla, abbiamo preso un contropiede su un fallo laterale nostro al 93esimo, e questo la dice lunga sulla forza e la volontà della squadra di cercare di vincere la partita a tutti i costi. Penso che ci sarebbe stato stretto anche il pari, ma non perché il Montegiorgio non abbia giocato bene, e che li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo tolto tutte le fonti di gioco, hanno provato un paio di volte a ripartire al primo tempo e l'hanno fatto discretamente. Poi il portiere nostro, insomma, è stato abbastanza agevolato, diciamo. Mamona ha avuto una grande palla nella ripresa, in avvio di ripresa, per sbloccare il risultato, però è stato chiuso dal portiere. Ma è stato bravo lì il portiere, lui ha tirato, e, insomma, però ci sono state delle occasioni dove si poteva fare meglio, ma al di là di si poteva fare meglio, penso che l'espressione di gioco è stata abbastanza buona, e c'è il rammarico di non aver portato a casa nessun punto. Speriamo che riusciamo ad avere anche noi un po' di fortuna del genere, perché quando noi giochiamo male e non creiamo, perdiamo. Se Montegiorgio gioca così e poi vince...